Ciao a tutti amici, oggi facciamo una ricettina bella, semplice, veloce, sarda, la frolla sarda, infatti facciamo le ciambelline, così per la prima colazione, vedete, zarzambella, dette così in Sardegna, tante forme, le stelle, i biscotti e tanti fiorellini, una diversa dall'altra, io ne ho tantissime, vi devo dire, cado sempre in tentazione e le compro sempre, anche se poi veramente uso sempre le stesse. Cosa cambia la frolla sarda dalla frolla, diciamo, tradizionale? Perché noi usiamo lo strutto e vengono buonissime però. Quindi allora noi adesso andiamo a prepararle insieme e vediamo tutti gli ingredienti che ci occorrono per prepararle appunto. Ecco allora amici, vediamo tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare la zambella. Prima di tutto la facciamo da 500 g di farina, una farina debole, una 00 insomma. Poi cosa ci mettiamo in mezzo alla farina? Una bustina di lievito per dolci, un limone buono, bello, dico io, non trattato, io ne metto anche due perché piace troppo sentire il profumo del limone. Due uova fresche, 200 g di zucchero semolato e 200 g di strutto. Vedete, lo strutto è importante in questo dolce di sardi, infatti io uso questa anche per fare le crostate, la frolla sarda, non completamente sciolto però abbastanza morbido. E poi cosa ci occorre? Tante formine, vedete, ne ho tantissime, ho scelto quelle che più mi piacciono, quelle che sono più adatte adesso a fare questi dolci. Iniziamo ad impastare, vedete, la farina ho girato bene, ci ho già inserito il lievito, girato bene, lo zucchero, 200 g, e adesso ci mettiamo il limone. Giriamo bene anche quello, così, e iniziamo a mettere le uova. Le tagliamo. Mettiamo anche lo strutto, come vi ho detto, vedete, un po' sciolto ma ancora denso, perché la frolla viene meglio, Iniziamo a girare con una bella forchetta grandetta per far cominciare ad amalgamare gli ingredienti, poi continueremo con la mano. Vi ricordo che potete farlo anche nella planetaria tranquillamente, però la frolla non è che vuole lavorata tanto, si lavora in fretta, il più fretta possibile. Adesso mettiamo dentro la mano cercando di prendere la farina che c'è sotto sempre verso il centro, così, e stringere, si deve amalgamare bene e stringere, così, ecco, se vedete che rimane ancora poco di farina in fondo non aggiungiamo altro, io mi sono preparata ma poco il liquore bianco, è un vermut questo. Questo è facoltativo, tanto male non le fa. Allora, ecco, ci siamo quasi. Tutto nella spinatoia. Stringere verso il centro, in modo che non si spanda.
si deve raccogliere bene tutte le briciole che ci sono intorno, recuperarle e portarle dentro l'impasto, così. Vedete che è quasi tutto raccolto. Anche mia mamma le faceva proprio grosse, a loro piaceva così, invece io le faccio un po' più fine, poi voi le fate come volete, chiaro, questo dipende da chi più gusti. Ecco, in mezzo rimane sempre più grossa, quindi scendete la mano così, in mezzo solo, se no se continuate a fare così si allargano i bordi, in mezzo no, invece anche in mezzo così, ok? Iniziamo, per esempio facciamo il cuore e lo mettiamo da una parte. Adesso cambiamo, facciamo questa con il buco, tanti petali, molto bellina questa. Qui in mezzo è poco poco più grossa, infatti noi adesso gliela bastiamo. Adesso facciamo una stella. Questa è piccola, ce l'ho anche più grande, questa è piccolina, però è molto molto carina. Ok, ne abbiamo una grande. Perché poi impastiamo di nuovo. Adesso prendiamo il biscotto, ne ho uno piccolino, vedete questo è piccolino, ma ne ho uno anche molto antico, proprio vecchio vecchio, vedete, ma non lo perdo assolutamente, molto addizionata questa, più lunghetto un pochino. Allora, le ciambelle andranno in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Voi dovete controllare il vostro forno. Devono essere anche ben cotte, ma non bruciate. Dovete stare attenti al vostro forno. Allora, io le sto mettendo nella teglia. Le ciambelle si possono lasciare così al naturale e dopo che le togliamo le passiamo nello zucchero e rimangono carine lo stesso. Però, se noi le vogliamo un po' arricchire, facciamo così. Prendiamo la ciambellina,
con un pennello, ma proprio la punta del pennello deve essere nell'acqua, la mettiamo nell'acqua, un pennello da per alimenti naturalmente, da cucina, vedete? Poco poco così con l'acqua, lo giriamo e lo riprendiamo, vedete che sì, lo zucchero si impregna lì e la mettiamo così, proseguiamo. Acqua proprio pochissima, però deve essere avvolta tutta, perché lo zucchero deve mettersi dappertutto. Lo giriamo, ecco, poi lo riprendiamo veloce. Vedrete come saranno belline dopo cotte. Si gira, lo zucchero vuole sempre bello pieno, qui il contenitore, vedete? Cuocendo poi si forma una crosta troppo bellina. Ripeto, però le potete lasciare anche al naturale. Al contrario, e poi di nuovo al contrario. Naturalmente questa vuole verso su, non sbagliate. Eccola. Andiamo avanti.